Benvenuti in un nuovo appuntamento con The Best Sandwich. Siamo arrivati ai quarti di finale. Come sempre ci troviamo nella sede di Pala Gourmet a Pordenone, centro esperienziale del gusto. 32 partecipanti li abbiamo conosciuti, adesso ritornano in campo appunto per i quarti di finale e i concorrenti come sempre si sfidano con due panini, presentando due panini, un panino tipico con gli ingredienti base che cambiano da questa puntata che poi vi faremo conoscere, sempre indicati dalla giuria, e un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore a 3,50 euro. Subito andiamo a presentare la giuria, sempre precisa e puntuale, partendo da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Aloisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, e lo chef Carlo Nappo. Andiamo a conoscere un altro vincitore, quello relativo al contest, grazie all'intervento di Frulovis Banca. Si sente un clima diverso, no? Mi sembra che i concorrenti sono ormai calati nella parte, si vede che c'è una certa esperienza. Però noi dobbiamo richiamare qui Davide Dall'Ozzo di Neverland, che ha sbaragliato la concorrenza con la votazione nella nostra pagina Facebook, Frulovis Magazine. Sono stati più di 250, Davide, i tuoi amici che ti hanno messo un bel mi piace, e quindi ti sei meritato questa busta contenente un buono spesa da utilizzare in un'attività qui presente nel territorio del Pordenonese. E in più, se posso, Alex, io lancerei il super concorso finale, quello che abbiamo annunciato più volte, ovvero l'opportunità per tutti e 30 i concorrenti che hanno partecipato di ritornare in gara per due settimane, da oggi 11 novembre fino a domenica 26 novembre. Sarà possibile per tutti i concorrenti far votare il proprio panino e la propria attività. Ci sarà un super premio finale veramente consistente e significativo, e quindi siamo convinti che molti andranno su Frulovis Magazine per dare il proprio voto e aiutare così il proprio ristoratore di fiducia in questo contest che sta sbaragliando veramente la concorrenza in termini anche televisivi. E questo faccio i complimenti a Telefriuli. Prima di conoscere i concorrenti vi ricordiamo il cambio degli ingredienti del panino tipico per i quarti di finale: mela del Friuli, Venezia Giulia DOP, Brovada DOP, formaggio di Latteria Turnaria, Presidio Slow Food, prosciutto di Sauris IGP, trota affumicata di San Daniele, pestata di Fagagna, anche questo è un presidio Slow Food, e il pane è un pane integrale bianco. Andiamo a rivedere un concorrente che abbiamo conosciuto nella prima puntata. Si tratta di Federico Mariutti dell'Osteria Turlonia di Fiume Veneto, Pordenone. Vieni Federico. Ciao. Andrò a comporre il panino un po' caldo, un po' freddo o leggermente tiepido. Cercherò di contrastare un pochino l'acidità della brovada con la affumicatura della trota e con la mela. La zucca e il cavolo nero danno un po' di morbidezza e una leggera nota amarognola che andiamo appunto a contrastare ancora di più la mela e l'acidità della brovada. Questo è un panino che tu già prepari? Che io preparo? No, perché di solito non faccio panini, sono venuto qui per divertirmi, mi sono messo in gioco, non si sa mai, come ho detto l'altra volta, che possa diventare il mio futuro, però al momento non produco panini. Ma io posso solo dire che sono molto curioso. La brovada è un prodotto difficile, quindi sono sicuramente curioso di vedere questi abbinamenti. Io invece sono curioso del pestato di Fagagna con la trota. Il pestato di Fagagna con la trota è molto particolare, qui naturalmente ho cercato. No, dico lì, qua lavori sugli equilibri. Prego? Lavori sugli equilibri. Sì, beh, perché molto se sbagli un grammo sei finito. Infatti, sì. Era molto equilibrato, forse meno trota io avrei messo. Mi preoccupava la brovada, però effettivamente sei riuscito a neutralizzarla abbastanza, per cui l'ho trovato un equilibrato. Grazie. Mi è piaciuto. Seconda concorrenza
concorrente Loredana Codreanu del Dolomitico di Trieste, l'unica donna in gara. Vieni Loredana. Io ho scelto la mela Friuli Venezia Giulia DOP, ho scelto la prosciutto crudo Sauris, e la trota affumicata di San Daniele e il formaggio della latteria Tornaria. Avendo usato due prodotti affumicati? Sì, no? Affumicati. Quindi sì. Usare due prodotti è come fare bianco su bianco, quindi è pericoloso, no? Questo abbinamento. Sì, lo so, vuol dire che non si può fare, anzi. E con tutta questa affumicatura cosa ci fai bere? Allora, io ho pensato, per rimanere in zona Friuli, a scegliere un vino bianco, non tanto aromato, che può essere un Sauvignon bianco o una birra bionda, diciamo. Scusa, hai detto un vino bianco non tanto aromatico? Sì. Il Sauvignon però aromatico non è... È forse il più aromatico che abbiamo. Sicuramente è un bel azzardo, okay. Con un bel equilibrio. E con questo panino, secondo me, è veramente l'abbinamento è veramente molto 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 Grazie. Buono. Soprattutto la cosa, secondo me, molto più positiva, visto che l'azzardo è riuscito, è stata il panino così caldo. Ma non è un caldo che disturba, ma ha dato una fragranza, secondo me, al pane e a tutto il resto degli ingredienti, secondo me era una marcia in più. Io mi aspettavo che questo panino mancasse di succulenza, invece c'è anche una grande succulenza in questo panino, quindi un bel equilibrio. Per adesso siamo soddisfatti di questi panini tipici. Grazie. Quindi non oso immaginare cosa ci proporrete come creativo. Grazie. Se proprio ci deve essere una critica, avrei messo un pochino più di crema di formaggio. Non l'ho messo perché in contrasto con la trota affumicata avevo paura che si sentirà di più formaggio che altri ingredienti. Questo l'ho messo solo per, diciamo, per usare, volevo usare di più ingredienti friulani, per non andare oltre, per questo. Ok. Grazie mille. Terzo concorrente Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Ho utilizzato la trota Regina di San Daniele, ho utilizzato una crema caprino che lo fa un'azienda di San Gregorio qua a Castel d'Aviano, che fa tutto molto molto buono, e abbiamo la mela del Friuli, è una salsina lime e dei germogli di barbabietola e di porro insieme. Mi servirebbe una placca da forno perché non c'è. La placca. Cazzo. Dov'è la placca? Questo non mettetelo. Placca. Non c'è. Osare. Ero convinto che ci fosse. La domanda suggerita da Carlo è: la maionese l'hai fatta tu? Pastorizzata. E la maionese. Sì. Uova. Olio. Abbiamo anche due bustine di zucchero di canna, nel senso un po' di zucchero di canna per dargli un po' di dolcina. Complimenti per la presentazione, sei sempre molto attento alla presentazione dei piatti. Grazie. Non sempre la presentazione è sinonimo di bontà, però in questo caso direi che c'è. Grazie. È un po' difficile da mangiare, perché l'hai fatto in un modo particolare, in un modo un po' ricercato, ma ci sta anche quello. La salsa è fenomenale, l'ha trovata molto buona, anche il caprino. Però quando, addentandolo il panino, comunque devi andare a cercare un po', nel senso che il caprino era di qua, ma di qua non c'era. E quindi se, sì, l'omogeneità di tutti i prodotti. Non è omogeneo. A me è capitato che il primo morso era di caprino e basta. E quindi ho omogeneità dovuto, dei prodotti. Sì, esatto. Okay. Il mio forse
era quello più equilibrato come disposizione degli ingredienti, perché quello che loro hanno visto io ad esempio non l'ho trovato, l'ho trovato abbastanza equilibrato. Quarto concorrente ci presenta il suo panino tipico, Alessandro Scian di Bustamente, di Cordenons. Su questo panino, diciamo, quello che voglio valorizzare ovviamente è l'ingrediente principale, è la trota sicuramente. La brovada mi fa di contorno ovviamente alla trota, il formaggio mi fa, va in abbinamento con la mela e la marena gli dà solo una nota di, diciamo, per togliere l'acidità della brovada. Sul tipico magari no, la marena di Pesaro. Ecco, l'unica, però sicuramente ci sta benissimo. Io però incomincerei a preoccuparmi della trota adesso, perché la trota è sicuramente una cosa importante. Esatto. È sicuramente importante nel panino, quindi l'equilibrio non va cercato con la brovada ma va cercato con la trota, secondo me. Sì, sento anch'io tanta trota, ma la cosa non mi disturba, anche questo è un buon panino. Ci state mettendo in difficoltà, perché i panini tipici di tutte le altre giornate sono stati dei panini abbastanza lineari, qua sono dei panini tipici molto creativi. Io ho assaggiato quello proprio centrale, è molto più buono e ha degli ingredienti equilibrati, in maniera equilibrata rispetto a questo che sembra proprio un altro panino, ok? Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto Federico Mariutti dell'Osteria Turlonia di Fiume Veneto. Terzo posto Alessandro Scian del Bustamente di Cordenons. Secondo posto Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Al primo posto Loredana Codreano del Dolomitico di Trieste. Andiamo a conoscere il primo panino creativo chiamato Frigo da Federico Mariutti dell'Osteria Turlonia di Fiume Veneto. Vieni Federico. Ciao a tutti. Voglio azzardare facendo il mio panino creativo con il massimo della semplicità. Panino con il frigo. Quindi ho fatto preparare dal mio fornaio un pane ai grani antichi. Poi ci andrò ad utilizzare una crema di cipolla rosa di Cavasse della Valcosa, altrettanto prestigioso slow food della nostra regione, e la pitina, la vera pitina. Sicuramente mi andrai a stupire come hai fatto con il panino tipico. È la patata con il panino che mi preoccupa, no? Perché certo, vedo tanta patata e il panino, sicuramente. Quindi sono curioso di capire cosa viene fuori. Beh, ma questa, non essendocene tanta, si va comunque poi ad amalgamare a tutta la parte filante del formaggio. Questo è un formaggio che fila e che fonde. E secondo te non rischi di essere più creativo sul tipico e meno creativo sul... Ma in realtà forse anche no, perché io al momento, al giorno d'oggi, non ho mai trovato nessuno che mi proponga un panino con il frigo dentro. Con cotanto panino cosa ci fai bere? Io direi su una birra ambrata, ma anche una buona doppio malto, che sia una birra importante, con una leggera amaroticità anche. Su questo panino un po' il dubbio che io avevo non è stato poi fugato, nel senso che sento
tanto il frico e soprattutto sento tanto la patata. E questa qua mi non mi rende armonico poi il tutto, no? Proprio la patata che tende a coprire poi tutto il resto. Secondo panino creativo è quello presentato da Loredana Codreamo del Dolomitico di Trieste. Vieni Loredana. Il pane l'ho fatto io stamattina. 5 tipi di farina. Sì. Ce li dici? Allora, la farina de Faro, farina Manitoba, farina de Camut Corazon, farina de riso e farina de segale. E alla fine vorrei dare un tocco del panino con una, diciamo, una spruzzata del grappa de Pagura de Castions, se mi permette. La creatività nasce da che cosa, secondo te, in questo panino? Allora, come mio zio è un cuoco, e quando ero piccolina andavo da lui che mi faceva sempre le patate con l'uovo, che a me mi piace anche adesso, le mangerei ogni giorno, e mi ricorda di lui. La creatività è il ricordo di tuo zio che ci stai proponendo? Sì, 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 lui. Se loro mi permettono, posso? Sì. L'uovo di quaglia, sì. Ci stava bene come presentazione, ma poi nel panino era molto difficile da mangiare perché l'olio di quaglia è un decimo del panino, no? Quindi probabilmente un uovo normale intero messo sopra forse omogenizzava di più il panino. Oltre alla bellezza, che lo trovo uno dei più bei panini presentati, due errori che secondo me sono nella salsa olandese, che non è tecnicamente venuta bene, il guanciale io l'avrei fatto croccante, molto, sì, più croccante, dato un morso ed era particolarmente salato, magari quando ho spruzzato veloce il sale l'ho messo sopra e mi dispiace tanto. No. Sei riuscita in un'operazione patata e panino, però in questo momento assaggiando questo panino è come se la patata ti parlasse e ti dicesse: attenzione, io sono un ospite qua, sono qua quasi per caso, mi sto sedendo un attimo, però ci stava bene, nel senso che non ti disturbava. Il terzo panino creativo è quello proposto da Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito. Buonasera, ho fatto fare un panificio a San Vito, vicino Bellotto. Insieme a lui abbiamo creato questo pane che all'interno proprio c'è anche mosto di aceto, un po', c'è della farina 1, c'è del radicchio e delle frizze. Ah, che sono ecco. Le cicciole, okay. appena, a poco a poco. Poi tutto il resto invece l'ho apparecchiato, è un buon radicchio. Sono riuscito a trovare un po' di radicchio, però questo chiaramente essendo col POC non è stagione adesso ancora, ci vuole le prime gelate, però ho trovato qualcosa, due foglioline mettere dentro, infatti l'ho cambiato con il radicchio di Treviso, che è comunque più facile adesso in questo momento, è la stagione sua. E qua invece abbiamo dei fagioli di Lamont passati, un passato un po' fisso, cotto anche lì con un fondo leggero come tradizione vuole. Il tutto dopo verrà aromatizzato con una crema di aceto, e anche dopo anch'io mi sono dilettato in questa spruzzatina di aceto che dopo ve lo metto al sopra del panino. Io non so se vincerai tu, nel senso che non lo so, perché veramente oggi siete tutti bravi, no? Veramente tutti bravi. Però mi devo collegare a quello che mi ha sempre detto Pietro, da quando abbiamo iniziato, che devo staccare quello che è la parte, no? Se fai il giudice, no? Devi staccare quello che è la parte magari a volte anche emotiva, no? E invece devi prendere quello che è la parte tecnica. Però hai reinterpretato in maniera, credo, eccellente quello che è il radicchio con le frisse,
e non l'hai messo in una boule di insalata. Grazie. Io semplicemente volevo dire che se nessuno mi guardava sarei andato avanti a mangiarlo. Ottima interpretazione, una cosa molto 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 interessante, i fagioli, farei particolare attenzione a quello. Grazie. Probabilmente non penserei mai ad ordinare un panino di questo tipo, ma il panino è veramente buono, ottimo. Il quarto panino creativo è proposto da Alessandro Chan di Gustamente Cordenons, Pane Vin si chiama. Pane Vin perché ho fatto un pane, lievitazione naturale, con il vin brûlé. Praticamente ho fatto prima un vin brûlé, poi ho diviso metà acqua, metà vino e con quello ho creato il panino. E ho fatto una spalla di maiale, l'ho cotta a bassa temperatura a 72 gradi per 12 ore, poi l'ho spolpata e l'ho ridotta un po' a tipo frattaglia che ricorda un po' un attimo anche il tonno, diciamo un tonno bianco. Occhio Franta che anche l'altra volta ha coperto totalmente. Siete mangiati anche il microfono? Ah no, cioè, particolare, eh? Hai tanto spinto qua. Ho preso la prima parte e la prima parte, avessi dovuto giudicare solo dalla prima parte, avrei detto no, un panino che non mi sta dando assolutamente nulla, nel senso che lo trovavo poco succulento, era tanto... Quasi astringente in bocca. Allora poi sono andato nell'altra metà in cui c'era un maggiore equilibrio. Parsimonia sul front, perché quello là arriva e quando arriva... Buona l'idea di alleggerire il rafano con la mela. Io avrei aumentato un po' la quota di mela e avrei fatto una crema, perché qui aiuta a questa disomogeneità, cioè nel senso che trovi a fiocchi il rafano, quindi mangi il rafano e quel boccone è particolare rispetto all'altro. I panini creativi di questa settimana sono stati accompagnati dalle bibite proposte dall'azienda Niasca Portofino. Ne parliamo con Roberto Scocco dell'azienda. Buongiorno. Prima di tutto una veloce spiegazione, tutti conoscono Portofino, pochi sanno che Niasca è il nome della zona collinare che sovrasta il porto della famosa località Ligure. In questa zona qualche anno fa alcuni ragazzi del posto di estrazione ristoratori hanno iniziato a produrre la limonata e da lì sono nati altri prodotti e il mercato e il successo di questi prodotti si è allargato oltre fuori regione e oggi riusciamo ad avere questi prodotti in oltre 30 paesi in 4 continenti. La nostra collaborazione con Pala Gourmet è iniziata da pochi mesi, ma ci siamo subito trovati in grande sintonia, essendo Pala Gourmet un concentratore di eccellenze e di esperienze, noi qui ci sentiamo veramente a casa. Quando ci è stato proposto il progetto The Best Sandwich, abbiamo aderito con entusiasmo, anche se poteva sembrare all'inizio un po' limitativo il contesto del panino, ma ci è piaciuto molto l'idea della gara, essendo la gara proprio un elemento di grande crescita sia professionale che umana. E in questa seconda fase del contest abbiamo voluto abbinare le nostre bibite ai panini, anche se naturalmente non abbiamo la pretesa di avere abbinamenti sensoriali molto qualificati, ma l'idea è un gioco, è una provocazione che ci piaceva portare avanti. Allora siamo pronti per conoscere chi passa, i due concorrenti che passano alla semifinale. E quindi Sergio, siete riusciti? Prima di darti la busta che tengo
Volevamo, sì. No, volevamo dire che unanimemente facciamo i complimenti ai quattro partecipanti di oggi. Il livello della competizione di oggi è stato decisamente un livello alto, per cui abbiamo fatto anche più fatica noi per arrivare alle decisioni, abbiamo dovuto essere molto, molto attenti, molto, però ecco, ognuno di noi verrebbe volentieri a mangiare da voi. Ci devono essere dei vincitori, però io ritengo che tutte e quattro siete a livello dei vincitori, insomma. Non sbirciare, Federico. Secondo classificato, posso dire, con un totale di 337 punti, grazie al punteggio di 163 del panino tipico e 174 del creativo, passa alla semifinale Marco Toffolone del Via Vai Caffè. Però ce n'è ancora uno. Grazie. E che è il primo classificato della puntata di oggi, grazie a un punteggio totale di 341, 170 del panino tipico, 171 del creativo, è Loredana Codreano del Dolomitico. Sono state proprio le differenze, le piccole differenze che hanno fatto propendere un voto in più o in meno a voi quattro. Comunque, complimenti a tutte e quattro. Complimenti. Complimenti ai concorrenti, alla giuria. Seguiteci ogni sabato alle 13.45, quarti di finale, e poi naturalmente anche la semifinale, dove rivedremo i due concorrenti vincitori della puntata di oggi. Buona giornata e mi raccomando, continuate a seguirci. The Best Sandwich. When I'm lying in my fitting head, I don't wanna groove. Nothing ever seems to turn around.